Siamo trovati su Cusano Italia TV, canale 264 del Digitale Terrestre, nuova puntata di sfide quotidiane. Siamo ormai in quello che si può definire il periodo post-pandemia. La campagna vaccinale prosegue, ricomincia la stagione estiva e purtroppo dal punto di vista però sanitario ricominciano anche determinati episodi che ormai ci portiamo dietro da molto tempo perché un po' rappresentano i problemi risolti del nostro sistema sanitario nazionale. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle aggressioni al personale sanitario. Medici, infermieri, personale delle ambulanze. Da poco c'è stato uno recente proprio Semplicemente uno ne cito, quella Nocera Inferiore all'ospedale Umberto I, appunto in Nocera Inferiore, ma come ha insomma, denunciato anche la deputata Virginia Villani del Movimento 5 Stelle ci sono episodi all'ordine del giorno in Campania di violenza e non solo in Campania, ormai in tutte le regioni, da poco nove feriti anche a Imperia. FIAS propone ancora una volta e auspica l'istituzione di un osservatorio antiviolenza previsto da una legge, dalla legge 113 del 2020. È ora di dire insomma basta, come ha detto anche la deputata, è ora di dire basta a delle violenze, è ora di dare una protezione al personale eh, sanitario, una protezione che però sia H24, non una, una protezione in quelle ore dove normalmente questi episodi non avvengono, per esempio una protezione al cambio turno, una protezione nelle guardie mediche, perché purtroppo dai dati che adesso vi mostrerò, sono soprattutto le donne ancora una volta a subire maggiormente questi episodi eh, di violenza, anche per esempio personale sanitario alle sue prime esperienze di eh, guardie mediche, c'è bisogno di protezione. Con eh, l'arrivo della stagione estiva questi episodi purtroppo aumentano e soprattutto in questo periodo di post-pandemia c'è un sovraffollamento che si ripete nel pronto soccorso e che purtroppo porta a questi episodi. Vi voglio semplicemente mostrare questo studio, questa scheda con dei dati. Che poteva fotografare questa situazione in un periodo non tantissimo recente ma comunque che mette in evidenza quello che poi sta accadendo adesso, ovvero tra il 2010 e il 2017. Guardate. Tutto questo nel 2021 è inaccettabile, è inaccettabile perché è una delle lacune che sono state evidenziate più volte nel nostro sistema sanitario nazionale per ripercorrere proprio i fatti a Imperia nove sanitari feriti a Imperia. Proprio in un momento particolare, nel reparto di psichiatria, l'ospedale proprio di Imperia, alcuni degenti hanno completamente devastato il reparto di psichiatria, ha ferito sei infermieri, due osse e un medico ai quali. Ricordiamo anche noi come settore di informazione l'augurio di guarigione. FIAS che oggi è qui con me il segretario nazionale Fabio Potosnik, che è adesso qui in collegamento Skype, voglio innanzitutto salutarlo, benvenuto. Salve, salve grazie dell'invito. Grazie. Dell Grazie per essere qui. FIAS innanzitutto ha espresso solidarietà a questi operatori sanitari come ha fatto sempre naturalmente in tutte le occasioni purtroppo che abbiamo assistito a delle aggressioni e fa naturalmente delle proposte, finalmente soprattutto mettere in sicurezza questo personale a rischio. Prima di andare a vedere la proposta dell'osservatorio antiviolenza che appunto è previsto da una legge, qual è la situazione attuale in cui stanno lavorando i nostri operatori sanitari e non solo, anche quelli del personale dell'ambulanza? Diciamo che da quando è, si è ridotta la, la, la pandemia sono ritornati gli afflussi ai pronto-soccorsi in maniera considerevole. Questo crea, come preced, precedentemente anche la pandemia, dei tempi d'attesa nelle sale dei pronto-soccorsi. E ci sono alcune persone che non hanno la pazienza e il tempo di aspettare il loro turno e innescano delle discussioni con il personale sanitario e questo dopo a volte degenera in aggressioni sia verbali ma purtroppo anche qualche volta anche fisiche come succede di recente e ha più anche più operatori coinvolti. Diciamo che questo riguarda, sì, sì, Soccorsi, sia le, come diceva lei, i le, le, le centri di, di psichiatria che sono dei centri anche molto esposti, il personale è molto esposto, nonostante i, gli utenti sono abbastanza conosciuti perché sono magari sempre più o meno gli stessi ad essere assistiti, ma a volte si scatenano delle. Delle reazioni così fuori controllo che degenerano in, in atti di violenza, e, e questo sicuramente è quello che noi riteniamo non debba accadere in un posto di lavoro: ecco, uno deve essere tranquillo che quando va a lavorare non, non rischia di essere preso a botte o addirittura, in qual, come in qualche caso è successo, di, essere, di, di perdere la vita ecco, anche per cause di questo tipo. C'è anche la, la situazione che riguarda soprattutto le, le ambulanze quando il, arrivano sui posti in qualche situazione, si sono trovati aggrediti sia dalle persone che si trovavano sul posto, dai parenti per i ritardi o per altre, altre situazioni. Questo dobbiamo in tutti i modi evitare che, che questo Segretario. accada. Secretari sì. di tutta l'Italia, sicuramente sì. Scusi se la interrompo. Sì, 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 se la interrompo. Ehm, quello che manca, e che ha evidenziato anche Giuseppe Carbone, quello che manca eh, all'interno delle ambulanze e non solo, anche all'interno del pronto soccorso, è un presidio di sorveglianza. Perché alla fine quello che sta mancando un po' è questo. Io l'ho detto anche nelle guardie mediche. Come funziona il presidio di sorveglianza? C'è cioè, giusto un poliziotto? Come funziona? Diciamo che in alcune in realtà è, è presente la, il poliziotto, ma di solito è presente nella, nel, nella, nel periodo diurno, no? diciamo ma, mattina e pomeriggio. Quello che manca a volte è, è la è alla notte. Sicuramente la legge 113 prevede che di lavoro, cioè le ASL eh, o gli ospedali, eh, eh, descrivano dei protocolli con, i, con le forze di polizia che ci siano delle, degli interventi tempestivi quando un operatore sanitario eh, chiama, chiama diciamo, le, le forze dell'ordine, le forze dell'ordine più delle volte sono costrette a rispondere appena possibile, appena abbiamo una macchina libera, eh, arriviamo. E questo ovviamente dà eh, tutto il tempo necessario a chi ha deciso di intraprendere questo atto di violenza di, in, eh, di, di completare la sua opera. Allora è evidente che bisogna avere dei presidi eh, presenti nelle, nelle strutture, soprattutto quelle più a rischio o, o, o in quelle dove c'è un'affluenza maggiore, sicuramente da dove... Eh, ci, ci sono 50-60 eh, persone in attesa al pronto soccorso per essere come dire visitate o perché hanno delle, delle patologie che comunque devono attendere, perché non, non, eh, non di codice rosso o giallo, o giallo. È evidente che quella situazione è quella che scatena le, come dire. la, la le controversie con gli operatori sanitari e, e come dicevo prima, sforzano in quelle. È un dovere del datore di lavoro oltretutto garantire la sicurezza nei posti di lavoro e la sicurezza significa anche la sicurezza eh, fisica nei eh, confronti della, di chi eventualmente aggredisce. Per cui, noi abbiamo più volte chiesto di attivare questo osservatorio. Il nostro segretario nazionale Pino Carbone sicuramente l'ha chiesto più volte di attivare questo osservatorio per capire quello che succede sul territorio, chi ha adempiuto alle, alle norme che la legge prevede, cioè chi ha, ha stabilito dei protocolli operativi che garantiscono eh, nel miglior modo possibile la sicurezza degli operatori e soprattutto che interventi fare laddove non, non, non sono stati presi certi provvedimenti, perché eh, noi abbiamo una bella legge, ma di fatto se non eh, viene applicata eh, cosa succede? Eh, questo è, è, un, è un discorso, no? cioè, se, se non abbiamo una sanzione per chi non, non, la, non la rispetta, va a finire che abbiamo una bella legge, eh, però non, non, non dà nessun risultato. Siamo nel Far West, assolutamente. Siamo, non, in poche quasi. parole lo dico io, però è, insomma, è, è quello che succede. Tutta una legge approvata, se non sbaglio, nel settembre del 2020, che prevedeva anche sì. delle sanzioni pecuniarie. Ne cito da 500 a 5.000 euro, giusto? Eh, queste le potrebbe eh, adottare la, proprio la, la, la struttura ospedaliera o, o, del, o la, la struttura sanitaria queste sanzioni. Poi la, laddove c'è una denuncia, che questo anche è, è importante, che se il singolo operatore denuncia si espone in modo... Eh, notevole nei confronti di, del, del, del denunciato mentre eh, la legge prevede che sia la stessa struttura sanitaria a eh, denunciare l'aggressore. Diciamo, Perché in questo modo si evita eh, di eh, far conoscere i dati della, della persona eh, che, che denuncia e potrebbe avere delle ripercussioni anche eh, diverse da quelle intralavorative, e cioè, che magari si trova. Al, sotto casa, una persona che a causa della denuncia lo insomma, com completa suo, la sua opera. Ecco. Allora dobbiamo mettere in sicurezza, in sicurezza gli operatori in modo tale che eh, possano lavorare e possano andare a casa tranquilli. Sicuramente per fortuna, questa è una minoranza i cittadini che si, che si comportano in questa maniera per fortuna. No? perché insomma ci sono migliaia e migliaia ogni giorno che accedono ai pronto soccorsi o alle strutture sanitarie, che anzi ringraziano gli operatori, riconoscono la loro professionalità certo. e, e, fanno, insomma, e sono sicuramente eh, contrari a questi atti di violenza. Però eh, certo. la sensibilizzazione parte da, da tutti. No? E abbiamo avuto anche alcune regioni che hanno timidamente... Eh, so, dopo l'approvazione la, la, della legge ho fatto un po' di campagna informativa, però, però è, è sempre una cosa così, non, non una, una, una cosa decisa che, che, si fa, che si fa su tutto il territorio. Vengono applicati dei manifesti, delle foto, non aggredirmi o cose varie, ma sostanzialmente eh, non hanno, non hanno eh, dato quel, quel risultato aspettato. Ecco. Assolutamente non si investe, questo noi lo stiamo avendo ormai, anche i dati che abbiamo riportato nella nostra uh, video scheda, ringrazio Emanuele Forcina eh, sempre attento anche nel mostrarli. E il problema è questo, non si investe in maniera adeguata su dei punti anche di sorveglianza, abbiamo visto gli episodi uh, per esempio capitati a Imperia, ma anche per esempio l'ultima non c'era inferiore. Ecco, in questo caso questi mh, presidi non esistono in momenti fondamentali come nel cambio turno, come nelle ore notturne dove il sovraffollamento per esempio al pronto soccorso è maggiore lo dicono i dati e le statistiche esatto sì sì infatti allora guardi in alcune realtà ci sono, sono stati messi dei i vigilantes diciamo no come dissuasori sua, dei perché di fatto sappiamo che un vigilantes non può eh, intervenire sulle persone ma solo nel momento che vengono danneggiati o, o vengono sottratti dei, dei beni eh, no? Per, l'intervento è dissuasivo ma eh, non, se, non sempre è, è sufficiente proprio perché non c'è l'autorità di poter intervenire. La divisa a volte può fare un effetto deterrente ma non sempre questo accade, per cui ci vogliono le forze dell'ordine che sanno come intervenire, che sanno come affrontare la, la questione e, e, e mettere in sicurezza perché non dimentichiamo che gli atti vengono eh, rivolti verso i sanitari, ma ci sono anche altri utenti in attesa che eh, sono messi a rischio anche, anche loro stessi, per cui le forze dell'ordine sanno benissimo. Purtroppo, le, le, come diceva lei, non c'è un investimento perché, eh, eh, se c'è un organico anche sanitario eh, adeguato con delle risorse sufficienti, a volte si riesce a fronteggiare, si, si riesce a, a far Beh. calmare la persona, ma nel momento in cui ci sono uno o due infermieri, ci sono 40 persone in attesa, capirà che non è facile. L'intervento della polizia sicuramente è, è, va nella direzione giusta, ma anche là eh, bisogna investire perché se le pattuglie sono insufficienti è evidente che non, non si presentano al, al, al momento del bisogno, ma magari forse qualche minuto troppo tardi da, dall'accaduto come facevo presente prima. No? Non dimentichiamo che il più delle volte queste aggressioni si eh, vengono rivolte nei confronti delle donne, esatto, l'abbiamo visto anche nel nostro video scheda, segretario delle, delle forze esatto, esatto. Difatti sono, sono le donne che, che subiscono, subiscono queste aggressioni, in modo particolare, anche apprezzamenti, come sappiamo benissimo, che, se, che quando degenera passano il, il livello in maniera anche forte. Insomma, per cui è, sono tutte situazioni che. Andrebbero, andrebbero affrontate in maniera decisa, ecco, perché così in questo momento, si, eh, come diceva lei, siamo un po' al far West. e Allora eh, non possiamo più ritardare degli interventi. La nostra, la nostra federazione, la FIAS, ha chiesto più volte al, al ministro Speranza l'attivazione di questo monitoraggio, l'attivazione dei tavoli fra le aziende e le forze dell'ordine eh, però ad oggi non abbiamo avuto ancora risposte e per quanto riguarda anche le, le, il discorso delle donne proprio la Fias ha attivato un coordinamento donne proprio per sensibilizzare anche tutte le, le criticità che le donne vivono sui posti di lavoro anche per il mobbing per, la, per le aggressioni per situazioni del genere che sicuramente Elena Marazzi che è la responsabile di questo coordinamento ha attivato e siamo fiduciosi che questo possa essere un, un collegamento con eh, la, il sindacato e le donne che lavorano nella sanità perché siamo vicino sempre a tutti gli operatori della sanità e soprattutto in modo particolare per quelli aggrediti e in modo particolare anche le donne, che riteniamo la, la, la parte più fragile ecco, del, del sistema. Eh, segretario, le voglio fare un'ultimissima domanda su questo argomento prima di passare a un altro che mi interessava. E I punti più critici dove queste violenze comunque avvengono, me li conferma? su quelli indicati nella, nella scheda, Pronto Soccorso, Reparti Psichiatrici all'interno delle ambulanze? In linea di massima sì perché diciamo che ci sono dei, dei front office che potrebbero anche no, non sanitari tipo le, 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 i, i sportelli CUP per esempio a volte sono, sono, a, ci sono attese molto lunghe e questo provoca anche nella, nella, nella popolazione insomma delle, delle, delle reazioni perché a volte basta, basta una persona che in, inizia a, a parlare insomma in maniera accesa che si altera un po' tutto il clima per cui è anche difficile da gestire, laddove ci sono insomma, ci sono più persone che attendono e che non sanno perché adesso per esempio con il fatto della, del covid eh, non, si, non è che tutti possono entrare all'interno dei triage per esempio del pronto soccorso, devono attendere fuori e magari il parente è all'interno, non sanno quello che succede, non sanno se, se devono attendere e, e questo e questo, questo sistema di, diciamo, organizzativo necessario per tenere a distanza le persone e per non contagiare ulteriormente crea queste, questa alterazione delle persone perché vogliono a tutti i costi sapere come stanno, cosa hanno, quando vengono a casa, quando, quando faranno l'esame, poi, certo. per poi magari c'è anche la, la, il messaggio e questo diventa, diventa veramente esplosivo. Ecco. Assolutamente, lei ha condotto durante saluto, la pandemia e non solo una campagna importantissima, ha fatto diverse interviste sulle mascherine, mascherine farlocche, giusto? Sì, sì, sì purtroppo. Eh. Purtroppo perché poi a questi operatori sanitari oltre alle aggressioni purtroppo gli sono mancate anche naturalmente quelli che sono i dispositivi di protezione individuale fondamentali per combattere questo coronavirus. La situazione è migliorata, mi può dare qualche dato anche a riguardo? Eh, diciamo che eh, sicuramente le mascherine che arrivano adesso hanno una, una qualità eh, diciamo, mh, migliorata. E non riceviamo più tante segnalazioni dagli operatori stessi che ci annunciavano diciamo, la, 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 o la, la tipologia di mascherina o la mancanza di eh, una certificazione o insomma avevano delle, delle, delle carenze notevoli. Queste mascherine arrivavano direttamente dalla dal, dal, protezione civile, dal, dall'importatore che in questo caso era eh, cinese. E al di là della valida eh, certificazione che arrivava direttamente dal produttore non c'era nulla perché il cts dava l'autorizzazione in, in, in deroga e mm. pertanto nessuno eh, certificava la qualità reale delle mascherine venivano eh, poi distribuite all'interno delle aziende con tutto quello che, che poteva conseguirne non sappiamo ovviamente eh, ma nel primo periodo eh, i, i, i sanitari avevano un alto tasso di, contagi di, di contagio proprio sul posto di lavoro e eh, questo potrebbe anche essere riconducibile alla qualità del, del, dei dispositivi di protezione che sono stati eh, come dire, assegnati alle varie aziende. Se sono stati poi sequestrati milioni di mascherine, questo potrebbe anche eh, dire che eh, avevamo ragione a essere preoccupati nei confronti degli operatori perché dobbiamo, non dobbiamo dimenticare che eh, in quel caso bisognava lavorare in, in maniera veramente con tutte, con maschere, con tutto e tutti, e tutti i dispositivi dovevano essere eh, efficienti al 100%. Speriamo che la, 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 nostra, eh, la nostra Italia si eh, metta a produrre dispositivi. E così avremo dei, dei materiali che, che sicuramente potrebbero essere più eh, a norma perché certo. devono passare tutti i test, tutte le, le validazioni, tutti eh, i percorsi di accreditamento per essere assegnate ai, agli operatori che quelle non avevano. Un'ultimissima domanda, invece di fronte a tutti quei medici che dicono no al vaccino, lei che ne pensa? Eh, C'è una, è una questione molto delicata, sicuramente ci sono dei, non, non li riteniamo Novax, immagini, ci immagino, sono dei, dei, delle persone, perché oltre agli operatori sanitari sono anche persone, per cui hanno, eh, hanno dei dubbi, hanno delle preoccupazioni, la, la, tutto quello che è successo in modo particolare sulla AstraZeneca non ha sicuramente aiutato e adesso, come adesso, nel, io sono in Friuli Venezia Giulia, e ci sono migliaia di, di operatori che ancora non hanno, non hanno deciso di, di vaccinarsi. E noi, insomma, cerchiamo di, eh, come dire, far spiegare le situazioni, ma dovrebbero essere le stesse aziende, invece di dire, devi farlo perché lo dice la legge, spiegare gli operatori perché è, è, è opportuno vaccinarsi perché eh, potrebbe avere delle conseguenze diciamo di tipo sanitario ma eh, non solo perché adesso la legge prevede dopo la prima fase di, eh, di verifica su chi, chi si è vaccinato o meno passa alla, alla fase delle sanzioni in questo caso le sanzioni possono essere, arrivare alla sospensione dell'attività esatto. dell e, e non ha e non ha poco conto. Sicuramente l'obbligatorietà è stata, è stata decisa forse anche per una campagna eh, come dire, eh, di formazione molto, molto, molto pressante su alcuni casi che davano come eh, mezzo di contagio l'operatore. Poi in pochi giorni si è, attiva, si è realizzata questa, questa legge. L'obbligatorietà non porta mai, a nostro avviso, ad una, una condivisione dell'obiettivo, dell per cui è un'imposizione e questa eh, non, è, non è di semplice eh, come dire, accettazione di chi, ripeto, ha dei dubbi o delle perplessità, anche se sanitari, ma ne, siamo esseri umani possiamo avere anche delle, delle preoccupazioni e dei dubbi. Credo che insomma, certo. non bisogna additare nessuno perché fino ad oggi chi si, si è, si è andato all'ospedale, è stato ricoverato o as, è stato assistito, si preoccupava più della, della capacità e la competenza e la professionalità dell'operatore piuttosto che se era vaccinato o meno. Per cui da questo punto di vista ritengo che non, non si può eh, dire eh, non sei vaccinato, non sei un bravo professionista.

Bisogna, come ha detto lei, avviare una buona campagna di formazione per il personale sanitario, di comunicazione anche naturalmente per, per tutti loro, che un po' è mancata comunque non solo per gli operatori sanitari, anche per il cittadino comune, che dobbiamo ricordare sono appunto non solo operatori sanitari, ma quando si tolgono quel camice poi sono anche cittadini comuni, per quanto poi sia necessario naturalmente farlo, perché è importante ricordarlo. Io ringrazio, la ringrazio segretario nazionale FIAS, Fabio Potocchi. Che per essere stato qui con me su sfide quotidiani appuntamento alla prossima ringrazio voi e vorrei dare una, una, un comunicato diciamo che noi diamo ai nostri operatori sì. abbiamo fatto una, 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 una locandina grazie una, no. Che, no questa qua scusi un attimo ecco che ce l'ho faccio vedere sì. ecco porta base Guarda, sollevi un attimo un po' di più, eccolo qua, Emanuele adesso Rispetta lo metterà a Chi fuoco. ti aiuta stop ad ogni tipo di violenza sugli operatori della sanità, ah, è sì. la, questo lo stiamo dando a tutti gli operatori per sensibilizzare la cittadinanza, questo è il nostro piccolo contributo per rendere insomma eh, consapevoli chi si, si comporta in un certo modo con gli operatori della sanità, speriamo che... Che il cittadino riconosca la, la, la bontà della, de, della sanità e non e non contesti in maniera così aggressiva nei confronti del, dell'ultimo perché l'organizzazione non spetta all'infermiere o all'osso o al, te, al tecnico della biologia che si trova là a, a dover rispondere della Dai, di, di, di quello, delle, delle necessità assistenziali ecco, e la l'organizzazione complessiva Assolutamente, un messaggio importantissimo. rispetto a chi ti aiuta, io la ringrazio, ringrazio Fiele naturalmente per sposare questa campagna fondamentale di sensibilizzazione sulle aggressioni al personale sanitario e noi lo facciamo come informazione. La ringrazio ancora, segretario. Grazie, grazie a voi, grazie a voi dell'invito e complimenti per la trasmissione, grazie. Grazie, alla prossima. Rispetta a chi ti aiuta. Anch'io voglio insomma, lanciare questo slogan da sfide quotidiane. Prima di chiudere vi mostro proprio un cortometraggio che ha vinto è stato ha vinto proprio all'organizzazione mondiale della sanità e ha vinto questo cortometraggio realizzato dalla regista Susanna Beatriz Serrano ha vinto proprio la seconda edizione del festival che è stato promosso dall'OMS ed è un omaggio a infermieri e operatori sanitari una suggestiva propria opera leggo il comunicato realizzata con la eh, tecnica dello stop motion e i protagonisti sono degli specie di fiammiferi umanizzati rende molto bene quello che hanno affrontato gli operatori sanitari in questa pandemia non vogliono essere considerati considerati eroi solo in questo momento, hanno fatto il loro dovere, hanno fatto quello che è il loro mestiere e anche quella che è la loro passione, perché poi per molti dietro e eh, prima del lavoro c'è una passione. Quindi rispetta chi ti aiuta e vi lascio così con questo cortometaggio, alla prossima puntata insieme su Sfide quotidiane. Grazie per averci seguito, un saluto da Roberta Sias.